La prima dentro, gas a martello, luce accese anche di giorno. Solo quella che funziona di sinistra, esatto. Perché quella di destra ci ha abbandonato. Si svolta, attenzione enduro, si inizia, diminuiamo un po' l'aria condizionata perché sennò ci impossichiamo. Ciao fans! Allora, fino adesso avete visto un giro in moto, cioè penso di fare un video del giro in moto, poi metterò questo video e poi farò un altro video di giro in moto. Niente, era giusto per... Solo che in Sardegna non siamo venuti solo per girare in moto, ovviamente, anche perché facciamo una vacanza all'anno, vacanza, e farla tutta in moto era un po' stancante, diciamo, e saremmo tornati più stanchi di quando siamo partiti. Esatto. Quindi cosa facciamo? Cioè cosa abbiamo fatto anche? Tanto mare. E visto che la Sardegna è anche e principalmente mare perché ci viene, oggi vi facciamo vedere anche una delle spiagge che pensiamo sia tra le più belle d'Ogliastra. Non diciamo la più bella, se no poi c'è a parte la faida, no? Più bella l'altra, più bella quella lì, più bella quella là. Una delle più belle è quella che a noi piace di più. Per tante motivazioni. Però vabbè, non spoileriamo oltre, vi portiamo direttamente in spiaggia a vedere com'è. Moments later. Adesso vedrete. Andiamo sul pandino. Luna Colombo guida la panda rossa. Che ci ha gentilmente prestato un amico di famiglia. Quindi niente, ce l'ha gentilmente prestata perché sennò dovevamo andare sempre in spiaggia in moto e era un po' scomodo. E tanti diranno, ma dov'è il problema? Spiega il problema è borsa, asciugamani, creme, ecco, palla, materassino, ombrellone, lettino e borsa frigor. Quindi viene un po' scomodino. Viene un po' scomodo andare in moto. E in più dopo hai anche i caschi che magari, cioè, li metti sull'asciugamano appoggiato nella sabbia, che poi dopo magari entra la sabbia, te lo metti in testa e fa lo scrub dopo. Quindi preferiamo, abbiamo preferito farci prestare una macchina. You get the idea. Guarda lì, sembrano le fiamme di Fast and Furious. Vai, carichiamo tutte le robe nel bolide. Con adesivo It Senkula. Un tocco di eleganza. Allora, tra l'altro doppia chiave, da un lato un tipo, dall'altro un altro. C'è che apro dalla mia parte. Madonna, un forno. Mettiamoci le cinture perché qua... È l'unica dotazione di sicurezza che c'entra la panda, la cintura. Bene, ho già paura. Dai, tieni le chiavi. Allora. Potrete assistere a Luna Colombo, accende la panda rossa. Oh, l'aria condizionata accendiamo. Infatti, aspetta, esatto, accendiamo l'aria condizionata, però agli alzacristalli elettrici, eh. Allora. Vai, aria accesa. Aria accesa, la prima... Ma la prima non esiste. Andiamo! La prima dentro, gas a martello... Luce accese anche di giorno. Solo quella che funziona di sinistra, esatto. Perché quella di destra ci ha abbandonato. Che parte? Di là? Di là. Sono solo 2 settimane che facciamo questa strada. Derapata. Ah, l'unica cosa che funziona bene è questa. Il clacson funziona da Dio. Vedete qua davanti c'è l'airbag. Portiere blindate. Tra l'altro se toccate questa parte di lamiera mentre è al sole vi rimane incollato il braccio. Cioè immaginate la scena, siete in macchina, siete appena saliti, dite metto fuori il braccio, in realtà il braccio vi tocca qua e niente, rimanete incollati. E qua buona. Ma lascia sta frizione. Devi lasciare, quando acceleri devi lasciare la frizione. Vabbè, è la seconda volta che la guida. Ha fatto le prove ieri sera per poi fare il video. Perché ha detto, se poi faccio brutte figure. Allora ieri sera prove. No, ma poi da parcheggiare è un casino, eh. Da parcheggiare, non ha il servosterzo ovviamente. Quindi finché sei in movimento non si pone tanto il problema. Il problema è parcheggiare quando sei fermo. Adesso oltretutto per andare al mare facciamo la strada alternativa per evitare il traffico. Enduro? Enduro, sì. Enduro con la panda. Percorso alternativo. Si svolta, attenzione enduro. Si inizia. Diminuiamo un po' l'aria condizionata perché sennò ci
sentiamo. Occhio che ieri ho piovuto molto, quindi potrebbe esserci del fango, eh. Bellissimo. Ma rumori vari ed eventuali. Maronna. No, sembra un gioco di Gardaland. Cucca, attenzione. Porco cane. Occhio che qua ci sono dei dislivelli pesanti, eh. Mi ricordo quando mio nonno con la jeep mi portava apposta sulle buche. Porca miseria. Per farmi divertire così. È già finito. È stato breve ma intenso. È già finito. Vale. Occhio, occhio. Madonna. Più buche prendi e più ti diverti. Le sospensioni un po' meno, ma vabbè. A sinistra. A sinistra. Ci rimettiamo sulla strada principale. Vai. Abbiamo dei problemi in partenza, questa frizione, eh? C'era il dislivello. Guarda! Abbiamo messo la quinta, attenzione! Signorina, non si dicono le parolacce! Tra l'altro per andare... Ciao, ciao, eh! Com'è la tecnica? Suoni quando c'è qualcuno a sinistra, ma saluti a destra, esatto, per confonderlo. Comunque per andare alla spiaggia dove dobbiamo andare passiamo di fianco al Lido di Orri. Attenzione, se no stiro tutti, eh. È curva a sinistra e poi a destra freno. Occhio che siamo quasi allo scollinamento, eh. Si mette in scia alla Peugeot. Ecco lo scollinamento. Attenzione, discesa, prende velocità, frena, non tanto. È un po' sì, eh. Sì, però volta c'ha 8000 cavalli, poi non vanno. Siamo praticamente arrivati al parcheggio. Ricordo che Luna questo pezzo di video neanche voleva farlo, ma penso sia il pezzo più divertente di tutta la serie in Sardegna. Attenzione, siamo arrivati al parcheggio. Freccia. More moments later. Vai. Bene, parcheggiato il bolide, adesso spegnimento aria condizionata. E adesso devi scendere meno di 2 secondi o muori. Esatto. Prego. Grazie. Prego, sua maestà. Perché non è chiuso bene? No, di qua quella grande. Mai visto una macchina che ha 2 chiavi? Questo è aperto. Ricordiamo che il bagno del gagliere non si chiude mai. Quasi mai. Cioè, prendiamo su tutta sta roba. Capite che è impossibile andare in moto. Cioè, tira su tutto e andiamo. Prendi anche questa per favore. Sì, no, aiutami. Ah, ti devo aiutare? Certo. Allora il video riprende tra un attimo. Cioè, ti ho preso su tutto, andiamo verso la spiaggia. Luna Colombo, porta le sdraiette. Vai, scegliamo una buona postazione. Abbiamo scelto la location? Beh, prima fila, eh. Beh, non è vero, seconda. Vabbè, lì il mare. Eros Buzzini? Monta l'ombrellone. Vai con quelle braccia. 15 minutes later. Abbiamo piazzato tutto grazie alle mie possenti braccia. Rilascio un commento a riguardo. Bravissimo. Pensavo dicessi veramente possenti. E andiamo direttamente in mare. Comunque è molto elegante questa cosa che svolazza dietro. Bella. Sì. Andiamo in mare? Andiamo. È calato il vento e è diventata una piscina praticamente. Che bello è oggi. Ci sono Gigetto? Gigetto, sì. Bello. Ciao, vado a lasciare giù il telefono, giochiamo palla? Io te la tiro, tu me la lanci. Ok. È freschina, col fatto che ieri è stato brutto. Cioè, facci vedere che eleganza. Col materassino. Ha ha ha!
Un po' sì. Luna Colombo sott'acqua. Adesso stiamo un po' in ammollo. Tra l'altro questo impermeabile in realtà non so cosa si senta. Secondo me si sente malissimo. Comunque, Luna Colombo in realtà ha paura dei pesci. È vero o no? Sì. Non mi sento troppo sicura, Dei pesci? Però sono buoni da mangiare. Quello sempre. One hour later. Per spezzare la mattinata, cosa abbiamo deciso di fare? Un bel giro in pedalò. E quindi adesso stiamo andando a ritirarlo, che l'abbiamo prenotato, e faremo tantissimi tuffi. Quindi ci vediamo direttamente sopra il pedalò. Moments later. Ciao fans, siamo sul pedalò, in realtà con la custodia impermeabile è sempre il stesso problema, che non so cosa si senta. Luna Colombo pedala, bella la vita l'altra volta che pedalavamo io e Mac. Flashback. Oggi pedaliamo, eh? Oggi pedaliamo, prima abbiamo nuotato, prima solo di braccio, adesso solo di gambe. Allenamento completo. Esatto, tutto per fare un po' di massa anche in vacanza. Dai, va. Tuo turno, Mac. Al tuffo, dice. End of flashback. Luna Colombo timona, cane. Di là devi andare. Cioè, per andare là stiamo facendo così. Non puoi andare dritta. Siamo quasi arrivati, eh. Sei pronta a tuffarti? Inizio io? Inizierò io. Vada, non cincischi. Fai un piccolo tuffo. Non spingerti molto, no, che poi ci ribalti, cioè mi ribalti. Madonna, oh signore. It's your turn, baby. Vai, che il coraggio è una dote fondamentale. Col cuscinetto. Ah, da lì? Da farla dal trampolino, no? Già che la stai facendo. Ma dai, buttati che è morbido. Ma cos'era sta cagata? Luna Colombo viene abbandonata in mezzo al mare. Chiamarlo tuffo mi sembra un insulto. Ti sei lanciata in qualche modo. Luna Colombo si appresta a effettuare il tentativo numero 2. Fallo da lì in alto, che sennò neanche ti si vede. Avvicinati piano piano per non far rumore. Ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Luna Colombo fa la rana. Tutto sto sforzo per fare un passo e scendere. Stai calma, più ti agiti più vai a fondo. Stai calma. Non è stato così tremendo. E allora? Ora la nostra esposizione è quasi scaduta, adesso Luna Colombo si esibirà in un altro... Vada, vada, non cincischi. Scavicchi ma non apra. Certo, dall'alto, da dove vuoi farlo? Siamo in attesa. Da qua, sì, lo fa da sotto. Adesso ti lascio lì. Luna Colombo è stata abbandonata in mare. Dai, così superi la paura dell'acqua alta. Dai, sono fermo. Non ti agitare per niente. Sei un cretino. L'ora è finita, riportiamo il pedalò. One hour later. La giornata al mare è finita, adesso torniamo verso casa e anche io guiderò la Panda, perché mica solo l'uno può guidare la Panda. Perché gli ho dato il permesso, solo per questo. Sì, sì. Allora, quali sono le tue sensazioni? Fa un caldo della Madonna, questa è la sensazione principale.
perché sono al mare. Male. Siamo al mare, è stato nuvoloso fino a 2 minuti fa, siamo saliti in macchina, 40 gradi. Guarda le dietro nuvole. Bene, eccole le nuvole. Quindi anche questa sera si prevede, in teoria non mette acqua. Ma speriamo, perché dobbiamo andare a cena in moto. Esatto, siamo all'aperto. E siamo all'aperto. Ma se dovesse piovere uno c'è la protezione, cosa fa? E la prende in culo. Ah, wow, bello. A few moments later. Abbiamo dei problemi anche stasera. L'hai gufata, ha detto fa vedere il tergicristallo. Piove. Questo è quello che è successo. Guarda, dai, c'è un tergicristallo. Mia, oh, è una saetta, eh. Non pulisce un cacchio. Però va velocissimo. E comunque male. Non piove da marzo. Adesso 2 giorni di fila. Male. Sei in pista? Sono in pista. Mi sembra. Con il crystal. Adesso tra poco ci sarà il percorso alternativo. Vai con l'enduro. Problemi. Beh, qua senti proprio la mancanza dell'insonorizzazione. È peggiorata. Mi sembra di sì. Mi sembrava così tremenda ieri. Mi sa che tutta l'acqua che ha fatto. Può essere che ha scavato ancora di più le buche. Eh sì, Madonna, devastante. Strade alternative, non fatelo a casa. Sì, ma facci qualche sgommata. Che sgommata? Dietro un'altra panda rossa, nuova però. Ah, nuova. E non dà il brivido di questa. Bene, siamo arrivati alla civiltà. Vai a casa. Comunque sembra ogni volta che sia per esplodere. Faccio esplodere tutto, eh? Busta, veloce, carta. Siamo quasi arrivati a casa. Niente, avete visto Ero Salazione guidando la panda del 97. In realtà ditelo che sono più brava io. Siamo arrivati a casa, adesso spegniamo l'aria condizionata. Ok, adesso entriamo in casa, ci facciamo la doccia e vi facciamo vedere in che ristorante andiamo stasera. Many hours later. Bene, Fassi, siamo cambiati, sono passate giusto 4 ore, come vi avevamo detto. In realtà, anche se non sono 4, voi non lo saprete mai. Sei pronta? Prontissima. Quindi saliamo in moto e andiamo al ristorante? Sì. In realtà adesso ci mettiamo le cose protettive, non è che andiamo così. 15 minutes later. Ciao fans! Siamo arrivati nel nostro ristorante preferito, in moto. Sacabria. Esatto, che è a Santa Maria Navarrese. Adesso entriamo e vi facciamo vedere che tavolo ci hanno riservato. Il migliore, secondo me. Vai. Luna Colombo al ristorante. Vuoi raccontarci qualcosa? Che adesso mi berrò questa bella birra ghiacciata. Questa lascia anche i baffi, eh. Oh, nel mio istante preferito, che bello. 2 sere di fila. Sono arrivate le pizze, puoi tagliare un CD. Cos'è, il taglio della torta? Sì, quella nuziale. Ma se Luna Colombo mangia il kebab ha fatto 100.000 visualizzazioni, Luna Colombo mangia la pizza, quante ne fa? Fallo a scuola. Luna Colombo, spegni? Spegni. Spegniamo, grazie. Spegni, mangiamo. 1 hour later. Cenare abbiamo cenato, vi abbiamo fatto vedere la nostra giornata tipo qua al mare. Tra l'altro c'è la luce arancione, sembriamo arancioni, ma non siamo arancioni. Niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Cosa devono fare? Iscrivetevi al canale, mettete la campanella e sarete avvisati di tutti i nostri video. Ci vediamo al prossimo video, che sarà un giro in moto. Ciao fans. 28 dicembre, Luna Colombo fa il bagno. No? Non fai il bagno? Ormai l'ho annunciato, cosa fai? Ti tiri indietro? Che bagno è fino a lì? C'è il gradino, sì. 28 dicembre 2021, Sardegna, Ogliastra. Un po' caldo e quindi ci sta un bagno frescante. Ma è fredda, è proprio gelata. Non so come fa.
Ti piace questa crioterapia gratuita? Le gambe no, è quando vai sotto con il tronco che si sente. Però vabbè, pensavo peggio.